Andrea, allora partiamo da questa posizione dove fai, allora, questo esercizio cercando di angolo 90 gradi qua, angolo 90 gradi qua. Angolo 90 gradi qua. Cercare di non spostare il bacino così. Sentire che sei dritto. Il peso è qua sul ginocchio, ok? Ok. Anche dall'altra parte. Idealmente, se abbiamo una pallina qua, non deve muoversi. Stando in questa posizione, puoi fare anche. È un po' più difficile per te, ma lo puoi provare a fare. Questo. Sempre 90 gradi, 90 gradi. Lentamente, l'importante non è quanta curva riesci a fare, in questo senso, ma l'importante è che cerchi di sentire tutte le parti coinvolte del corpo. Poi sempre da questa posizione hai la seduta sui piedi, ok? E poi, sì, sempre 30 secondi. E poi la seduta così. Cerca di andare giù. E quando sei in questa posizione, respira. Respiri profondi e prolungati. Un altro esercizio che non abbiamo visto ieri, che è lo scorpione, che puoi fare. Sì, vedi? Questo. Così come quello a pancia in su, l'obiettivo è riuscire a, il più possibile, a rimanere attaccati col bacino al terreno. Quindi non girarmi troppo, ma rimanere con la spalla sinistra in questo caso e anche il braccio destro più vicino al terreno e anche dall'altra parte. Ok? Quindi non ruoto, ma cerco di stare più vicino al terreno possibile. Ok? Questi a pancia in giù, per la mobilità, continuando con la mobilità. Poi abbiamo visto questi a pancia in su, è lo speculare dello scorpione. Quindi prima questo, devi stare appoggiato con le spalle, la testa non così, al massimo così. Rilassa la schiena, respira sempre quando fai gli esercizi. Falli in un momento tranquillo della giornata, quando sei rilassato, ok? Tiro. Non è importante quanto vicino arrivo al petto, è importante che io sono rilassato in questa posizione e che respiro. Da una parte e dall'altra, tengo magari 15-20 secondi e poi questo l'abbiamo visto, ok? Cercando di stare il più possibile appoggiato al terreno, di ruotare il meno possibile, ok? Le spalle devono essere entrambe appoggiate al terreno, da una parte e dall'altra. Poi per la mobilità abbiamo visto anche questo qua, un po' più difficile. Basta stare in questa posizione. Ok,
cerco di stare dritto il più possibile qua, sedermi, scendere con questa anca qua il più possibile. Anche qua rilasso. Immagino di scendere, ok? Da una parte o dall'altra. Sempre a respirare, che è molto importante. Immagino di scendere anche qua, dritto. Ok? Dritto. Ok? Dritto così, immagino di scendere qua. L'altro che avevo visto, sempre per questa zona, era 90, 90, 90. Immagino di avere una freccia che tira su e una freccia che tira giù. Mi allungo. Immagino di spingere giù col ginocchio verso il terreno e di spingere su con le punte delle dita, ok? Immagino di aprire qua, da una parte e dall'altra, 30 secondi. Allungamento puro, stretching puro, c'era questo che avevi fatto, facevi tu. Anche qua non mi interessa prendermi con le mani nei piedi, mi interessa scendere qua. Scendere con qua. Rilasso, ok? Posso provare a fare anche il salto dell'ostacolo così. Già solo stare in questa posizione, se poi voglio, scendo qua. Non mi interessa fare questo, mi interessa scendere qua. Ok? Questi sono i più importanti per la mobilità. Poi abbiamo visto per il cuore, con la palla. Gli addominali che puoi fare. Così, e poi anche rotondo, e poi anche avanti e indietro, e poi anche da parte a parte, ok? Non farei invece i dorsali perché hai già la schiena contratta e quindi evitiamo di andare a irrigidire questa zona qua. Farei magari il plank laterale, ok? Così e poi anche così, da una parte e dall'altra. Inizio così, e poi così, o anche così. Ok? 30 secondi va bene, falli tutti piano, cura i movimenti, respira e basta. Quelli sono quelli che abbiamo visto insieme. Mi raccomando sempre la qualità del movimento, se hai lo specchio è meglio. Ciao ciao!